Ciao a tutti! Oggi sono qui con un nuovo video e con un nuovo indumento. Questo cappellino da chef che mi ha regalato la mia amica Anna e dovevo assolutamente mettermelo per un video. Quindi oggi con il cappellino iniziamo una nuova ricettina. Ricettina piemontese perché oggi faremo il bunette. Parto subito a dirvi quello che ci servirà. Allora, ci servirà 500 ml di latte. Due uova intere e quattro tuorli, 25 g di cacao, 250 g di zucchero e poi 125 g di amaretti e una bacca di vaniglia. Iniziamo subitissimo a prendere la bacca di vaniglia, ad aprirla a metà con un coltellino, bella aperta. La apriamo per bene e poi prendiamo un pentolino, mettiamo i 500 ml di latte dentro il pentolino e ci buttiamo dentro la bacca. Ora prendiamo il pentolino e lo mettiamo qui dietro e lo mettiamo a zecco, brava, e lo portiamo a ebollizione, mettiamo il fuoco medio basso e lo portiamo a ebollizione. Prendiamo i 100 g di zucchero che io ho messo in questo pentolino antiaderente, poi prendiamo un cucchiaio e mettiamo un cucchiaio d'acqua, io lo prendo dal rubinetto e mettiamo il cucchiaio d'acqua e ora questo qui lo andiamo a mettere sul fuoco perché dobbiamo fare il caramello. Mettiamo fiamma bassa, cerchiamo di non girare e speriamo ci venga. Ora aspetto che queste due cose siano pronte e ci rivediamo tra pochissimo. Ok, il caramello è prontissimo. Allora abbiamo questo, facciamo un'azione molto veloce. Continuiamo un po' a girare, vedete che, aspetta, vi faccio vedere, è proprio caramelloso. Ora prendiamo uno stampo da pancake e ce lo versiamo sopra, facendo molta attenzione a non bruciarci, perché se no prendiamo, cioè lo buttiamo dentro, lo spargiamo un po'. Ok. Ho messo tutto il caramello nel fondo, magari vi faccio un video per farvi vedere come l'ho fatto. Intanto qua rimetto a scaldare il latte perché per fare il procedimento del caramello l'ho spento perché si iniziava a bollire nel mentre che ero lì, un casino. Ora accendiamo anche il forno a 180 gradi, nel mentre che il latte bolle prendiamo il mixerino e ci buttiamo dentro gli amaretti, un poco per volta, facciamo, li tritiamo finemente. Ora prendiamo la ciotola, ci mettiamo praticamente la farina di amaretti che abbiamo preso, che abbiamo fatto. Ci buttiamo dentro gli altri e facciamo la stessa identica cosa. Aggiungiamo le due uova e i quattro tuorli e con la frusta amalgamiamo un pochino. Ok, dopo aver amalgamato tutto questo ha iniziato a bollire, lo spegniamo e lo lasciamo un po' raffreddare. Quando si sarà raffreddato lo filtriamo e lo rimettiamo qua dentro perché filtriamo le bacche e tutti i semini. Ora uniamo lo zucchero rimasto, cioè i 150 grammi, perché 100 li abbiamo usati per fare il caramello, e amalgamiamo anche bene lo zucchero. Ora amalgamiamo bene il cacao
filtriamo il latte. E filtriamo il latte. Aggiungiamo il latte filtrato, poco per volta, così riusciamo a mescolarlo per bene. Ok, dopo aver ottenuto questa crema liquida, però molto spumosa comunque, la mettiamo sopra lo stampo dove abbiamo messo il caramello. La versiamo tutto. Ora, cosa facciamo? Allora, io bisogna cuocerlo a bagnomaria, quindi io ho messo qua dentro il composto, poi prendo una teglia del genere, ce la metto dentro, così, ci deve stare tutta ovviamente, la metto in forno e poi ci aggiungo l'acqua dopo, perché sennò viene un casino se lo rovescio tutto, quindi ora la metto in forno, aggiungo l'acqua e deve cuocere per un'ora. Ovviamente controllate bene, magari vi dico dopo per quanto è stato a me, anche se dovrebbe comunque rimanere un'oretta. E fate attenzione a non far bollire l'acqua. Se inizia a bollire, ora aggiungete un po' di fredda oppure abbassate il forno. Ok, a dopo con il bunnet fatto. Ok, eccomi tornata. Allora, ecco qui il nostro bunnet. Sì, l'ho lasciato, come vi dicevo prima, l'ho lasciato esattamente un'ora. L'acqua non ha mai bollito, quindi comunque ho messo la sveglia ogni 20 minuti per andare a vedere se bolliva. Non ha bollito, ma faceva solo degli scoppietti ogni tanto, ma niente di che, quindi potete stare tranquilli. Poi ovviamente il vostro forno magari più potente a voi bolle, dipende un po' dal forno. Comunque l'ho lasciato un'ora, poi l'ho tolto dal bagnomaria, l'ho tolto dal forno, l'ho lasciato riposare in una grata, sopra una grata. E ho aspettato che fosse completa la teglia da plum cake fosse completamente fredda. Poi ho scavato un po' i lati e poi praticamente l'ho rigirato in una volta solo, pom! E si è tolto perfettamente. Il caramello ovviamente uscirà un po', infatti qua mi è uscito tutto, però secondo me fa anche la sua figura perché è molto carino. Ho tritato altri amaretti, gliel'ho spolverizzato un po' sopra e poi ho fatto una vera decorazione un po' così carina con gli amaretti. Sono molto contenta del risultato perché la prima volta che lo facevo comunque certi passaggi non erano proprio facilissimi, come per esempio fare il caramello che mi spaventa sempre tantissimo, però ci sono riuscita, sono molto contenta, spero che piaccia anche a voi questo dolce tipico piemontese. Fatemi sapere se lo conoscevate, se vi può ispirare. E niente, io ho il mio bel cappellino nuovo da chef, il mio reviewino. Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!